Benvenuti in questa strapuntata riguardante le categorie del calcio pisano. Per quanto riguarda la prima categoria, era in programma uno scontro molto importante per la classifica, il portapiaggio ospite a Castellina Marittima del Castel Badia. Era una partita importante, il portapiaggio quinto, Castel Badia sesto e ha vinto il Castel Badia 2-1. Una sconfitta dunque pesante per la società rossoblù che si vede avvicinare la quinta piazza, l'ultima disponibile per disputare i playoff. Castel Badia era a 4 punti, vincendo questo scontro diretto si è portata ad un solo punto dalla squadra di San Cataldo, dunque rimescolando le carte il portapiaggio dovrà stare attento. Portapiaggio è passato in vantaggio sul calcio di rigore con Cini, si è fatto rimontare 1-1 e 2-1 all'inizio del secondo tempo. Una battuta d'arresto che può costare caro, il portapiaggio sin da domenica prossima contro l'Atletico Piombino dovrà riprendere il passo se non vuole buttare via una stagione. Il calcio invece continua a vincere, in casa sta diventando una squadra davvero imbattibile, vince 1-0 con il Capanne penultimo, partite comunque mai facili. Grande protagonista della giornata il difensore Borghini che al 60esimo trova di testa lo spiraglio giusto dalla vittoria al calcio. Calcio che esce fuori dalla mischia in piena zona salvezza, 7 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte, molte delle quali però ormai appartengono al passato. Per quanto riguarda la seconda categoria, grandissima vittoria della Marinese. Grandissima perché è una delle tante dell'ultimo periodo, perché ha vinto in casa dell'ultima in classifica, la Palleronese, ma non era facile. Ha vinto 3-2, doppietta di Kabash che sta giocando veramente bene, e rete del Papa. Con questa vittoria la Marinese raggiunge la quintultima posizione. Adesso servono ulteriori sforzi, ulteriore continuità per entrare definitivamente in zona salvezza e possibilmente evitare di disputare i playout. Oltre a Kabash e Del Papa, molto buona anche la gara di Mastria e di Turini e Bardelli che hanno offerto un'ottima prestazione. Per quanto riguarda invece il girone E, il girone delle squadre pisane, la scintilla si aggiudica il derby con il Ghezzano. Sotto 0-1 con rete su calcio di rigore dell'ex Salvatore, la squadra di Mister Mascelloni ribalta prima con un gran tiro da lontano dell'ottimo Andreotti e nel finale con una rete del bomber Cipolli, ancora lui. Proprio allo scadere l'arbitro concede un secondo calcio di rigore al Ghezzano, dal dischetto va Semeraro, ma Calamai subentrato a Gherardi, il giovane portiere classe 91, para e sventa il pareggio del Ghezzano e consente alla scintilla di portarsi, di restare a meno 2 dall'Antignano Banditella, capolista sulla carta ma non sul campo come sappiamo. E domenica la scintilla in trasferta a Livorno giocherà proprio contro l'Antignano Banditella. Chiaro che questa sfida può decidere le sorti dell'intera regione per entrambe le squadre. Vince ancora l'Aquila Metato che dopo il 3-2 la Butese sfrutta il secondo consecutivo impegno interno, vince 1-0 contro il Perignano, ancora una volta Campera in gran forma, trova lo spiraglio giusto. L'Aquila Metato raggiunge quota 30 punti, il quinto posto non è poi così raggiungibile. Buone le prestazioni sulle fasce degli esterni bassi, Bongiorni e Richichi, quest'ultimo all'esordio in campionato e altro prodotto del vivaio della società arancionera che non ha paura e non teme di mettere dentro i giovani per una programmazione volta al futuro e senz'altro più economica. L'Atletico Tirrenia perde ancora, invece perde a Crespina per 1-0, discesa libera purtroppo per la squadra litoranea che dal primo posto è scivolata adesso a metà classifica, un trend molto negativo e occorrerà rimettere le cose a posto per non rischiare di sprofondare ancora di più. Le qualità indubbiamente ci sono, ma
e i risultati del campo per adesso parlano chiaro. Il Pappiana perde 3-1 in casa del Fabbrica, un Fabbrica lanciatissimo verso la promozione, non era facile, 3 gol per la squadra del tecnico pisano di Coscio, il Pappiana ha corso momentaneamente con Sacheli, ma nulla, nulla può. Il del Ghezzano abbiamo già detto, perde il derby e rimane quintultimo, la situazione del Ghezzano è preoccupante, adesso sono saliti a 4 i punti di distacco dalla sest'ultima posizione che garantisce una salvezza diretta, quindi occorre massima attenzione per la squadra di Noccioli Torrentino. Terza categoria, nel girone A vincono le quattro battistrade e non cambia nulla al vertice. L'Acciaiolo liquida 2-0 il Fornacette Casarosa, il Vecchiano vince 2-0 però in trasferta contro il San Sisto, la Lorenzana rifila un 4-0 al Gello, mentre il Tettori Terricciola si impone in casa del Portanuova per 6-1. La Bellani vince il derby al Betti contro la Cella per 3-1, pareggio tra Migliarino e Aurora 1-1, mentre importante risultato della gazzella di Mister Palla che con la rete di Vivaldi espugna il campo del Soiana. Continua a vincere il Sanpediano che si impone 1-0 sul Castel del Bosco e sale a 14 punti. Per quanto riguarda il girone B, il Tirrenia perde di misura 1-0 contro il Vada e il Vada raggiunge al primo posto con questa vittoria il Casale Marittimo, fermato sul 3-3 dall'altra squadra pisana, lo Sporting 2000, al termine di una partita combattuta rocambolesca con molti colpi di scena. Anche per oggi è tutto, vi aspetto alla prossima puntata, grazie.